ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nel quartiere di Pantano a Pesaro c'è una situazione di degrado che si protrae ormai da parecchi anni. È il complesso dell'ex Copredil, nell'area in disuso compresa tra via Costa e via Solferino. Uno spazio indecoroso, a due passi da uno dei principali centri commerciali cittadini e davanti ad un parcheggio utilizzato da lavoratori e clienti del supermercato. Con l'ultimo maltempo si sono verificati nuovi crolli nella copertura in Eternit e ora dal quartiere viene sollevato il rischio amianto. Vicino a questo parcheggio, vicino dove passano tante persone, ci sono queste costruzioni ormai vetuste e con un tetto in Eternit e, come si può vedere dalle immagini, ci sono anche delle zone che sono crollate sicuramente dato le intemperie. E questo è un problema naturalmente molto serio, perché una legge del 92, la 257, dichiarava che rendeva, diciamo, pericoloso tutto quello che è fatto con l'amianto, e questo è l'Eternit, è così. La cosa che si chiede ora è a privato e anche al comune di intervenire in qualche modo. Ma io in consiglio di quartiere avevo già fatto presente questa problematica e al quale non ho avuto risposta. Giorni fa, ritornato sul posto, perché naturalmente qui ci si passa, ho notato che ancora le cose sono così, anzi sono peggiorate, e diciamo l'aerodispersione di queste fibre di amianto che si staccano con la degradazione dei tetti, naturalmente crea una polvere che è molto, ma molto pericolosa per la salute delle persone. Qui di persone ne passano tante, e questo è un po' la mia preoccupazione. La domanda è questa, cioè qui c'è l'obbligo, diciamo in questa legge che è stata fatta, l'obbligo da parte di privati e anche delle istituzioni pubbliche di intervenire, non tanto la legge non dice tanto di bonificarla per forza, ma dice anche di segnalare questo per creare poi una mappatura. Quindi questo è quello il mio pensiero. Le persone hanno fatto questo, il comune è a conoscenza di questa situazione,